Professore Massarelli, tornate dopo 30 anni, quali ricordi, quali emozioni in riferimento a quella bellissima e stupenda esperienza del villaggio dei beni culturali del Goleto? Beh, l'emozione è stata soprattutto incontrare le persone che hanno collaborato al Goleto e che tutti hanno ricordato e ricordano quella esperienza come un momento particolare della loro vita. E effettivamente è stata un'esperienza dal mio punto di vista eccezionale, perché il miracolo del Goleto, quella iniziativa nata in soli 3 mesi, è nata per la volontà, per la tenacia, per la passione delle persone del posto, dei giovani liceali, persone meno giovani che unite e hanno saputo contagiare con il loro entusiasmo e con un lavoro di 16, 17, 20 ore al giorno anche altre persone, tutte del posto, che si sono aggregate e hanno costruito quella esperienza che è rimasta comunque un segno importante. Quell'esperienza è stata comunque un'esperienza che ha segnato, che poi sull'esperienza dell'Ecomusei comunque ha avuto una continuazione a Botticino con l'Ecomusei, ne vuole parlare? Sì, appunto, quella fu una delle prime esperienze a livello nazionale in cui i beni culturali di un territorio, e beni culturali in senso lato, non è soltanto l'opera d'arte, ma anche l'attrezzo di lavoro, la memoria storica, e sono stati presi in cura dalle persone del territorio. Ecco, l'Ecomuseo è proprio questo, l'Ecomuseo non è un luogo dove si raccolgono degli oggetti e rimangono fermi, ma dove il territorio, il patrimonio dei beni culturali del territorio viene preso in cura dagli stessi abitanti. Ecco, questa è. Adesso questo tipo di esperienze si chiamano ecomusei e si stanno diffondendo. Ecco, a Sant'Angelo è stata fatta una delle prime esperienze in Italia dove c'era un laboratorio di restauro, dove prima il recupero, allora le persone recuperavano dal territorio beni che non venivano musealizzati, ma venivano restaurati e poi dovevano ritornare nelle sedi di origine attraverso un passaggio di valorizzazione, la mostra. Ecco, questa è importante proprio perché è stata una delle prime a livello nazionale di esperienze di Ecomuseo. Professore, portate la nostra gratitudine, la mia personale. Noi conserviamo a Rocca San Felice quel bambino del 700 che Magda ha restaurato e che è stato collocato nel presepio di una campana rotta. Quella campana rotta adesso si trova ad Avezzano. Portate la nostra gratitudine a tutti di Brescia, soprattutto alla provincia, a quanti sono venuti, a quello suolo immenso di amici che sono venuti e che ci hanno dato veramente un senso di credibilità, ma anche di riscatto per la rinascita vera, che è questo grande patrimonio del vostro contributo, di amore e di affetto per questa terra. Bene, c'è piena reciprocità. Ecco, quel bambino Gesù è stato restaurato da Magda in termini impropri, è stato restaurato da voi sotto la guida di Magda. Senza di voi, ecco, quel bambino non poteva essere restaurato, questo è importante dirlo. Noi abbiamo svolto un ruolo di stimolo, di guida, di indirizzo e l'orgoglio, se possiamo così dire, la nostra gratificazione è stata che questo nostro messaggio è stato subito recepito con entusiasmo, con partecipazione e con dei risultati concreti, effettivi. Grazie. Grazie.